28 marzo 1943. Divampa un incendio a bordo della Caterina Costa, una nave carica di esplosivo ormeggiata nel porto di Napoli. L'esplosione investe la città, provocando 600 morti, 3.000 feriti e la distruzione degli edifici adiacenti alla zona portuale. L'incendio era scoppiato in mattinata, ma nessuno aveva avvertito la caserma nostra né i vigili del porto. L'abbiamo saputo dopo, in seguito, per quando tutto si è calmato. La cosa strana è stata questa, che quando siamo arrivati poi sul posto in forze, noi non abbiamo trovato il comandante della nave, che è quello che può indirizzarci in questi tipi di incendi. Il comandante del porto, l'ammiraglio Falangola, non era in sede. Al comando marina si voleva affondare la nave, ma i fondali non consentivano un tipo di operazione del genere. E il porto era intasato di altre navi, di maoni cariche di mine. Anzi, c'era un piroscafo, un carico di mine, che è stato possibile allontanare, per fortuna, di Napoli. La popolazione, per curiosità, dato i colpi che si succedevano, stava a guardare, specialmente nelle vicinanze del porto. Funzionavano i treni, funzionavano le tranvie, tutto funzionava. Sono venute le autorità politiche, mi ricordo qualcuno, vice federale o qualcosa del genere, ma si sono allontanati dicendo che sarebbero andati a prendere ordini. Tanto noi cercavamo di dire che allarmassero la città, ma nessuno ci ascoltava, nessuno prendeva un'iniziativa. Gli unici che ci hanno fiancheggiato erano gli ufficiali della Capitaneria di Porto, che sono stati sempre con noi. Il comandante dell'epoca era l'ingegner Tironi, il quale, resosi conto che era assolutamente impossibile spegnere l'incendio, e fece allontanare i vigili che si trovavano sul posto, li fece allontanare di circa 50 metri dalla nave. Questo è servito a evitare un disastro grossissimo, perché se non fosse stata presa questa precauzione, certamente centinaia di vigili ci avrebbero lasciato la pelle. Alle ore 17 di quella domenica tragica, uno scoppio immenso fece saltare in aria questa nave e provocò più di 600 morti. Lì si vide tutta l'incapacità e l'incongruenza e l'inefficienza delle autorità di allora, che non fecero suonare le sirene per avvertire la popolazione. La maggioranza dei morti e dei feriti si ebbe fra tutta la popolazione civile che stava fuori dai cancelli del porto, in questo porto qui.